Si è tenuta presso la sede dell'autorità portuale di Ravenna una conferenza stampa per fare il punto sul progetto Porto Lab, un'iniziativa di grande successo che negli anni ha coinvolto centinaia di bambini delle scuole ravennati. Il progetto Porto Lab è promosso da autorità portuale, Terminal Container Ravenna e INAIL. Il progetto Porto Lab è nato da un'iniziativa dei colleghi del gruppo Conship, di cui il Terminal Container Ravenna è parte, e praticamente viene inteso come un laboratorio all'aperto all'interno del porto. È rivolto ai bambini specialmente delle terze, quarte e quinte elementari, e ha come obiettivo primario quello di avvicinare la nostra azienda all'ambiente portuale, che è un ambiente difficile, un ambiente tra l'altro poco conosciuto dai cittadini stessi ravennati, quindi di avvicinare questi giovani, questi ragazzi, per far conoscere quindi direttamente sul campo quella che è un'attività produttiva, lavorativa molto particolare, e in modo da come dire, unire al mondo del lavoro, al mondo della scuola, la cultura, e riuscire a dare un piccolo contributo per creare quelli che saranno poi i nostri manager del futuro. Quindi è un laboratorio all'aperto, i bambini delle scuole elementari appunto vengono invitati, vengono presso la nostra sede, lì vengono accolti e le diciamo notizie, le informazioni iniziali che vengono date loro riguardano innanzitutto la sicurezza. Per cui ad ogni bimbo viene distribuito un pass, una sorta di pass col proprio nome, che fa sì che loro comprendano che si entra in un'area diciamo in cui è necessario avere un'autorizzazione. Ad ogni bambino viene consegnato un caschetto e viene spiegato che è importante avere cura della propria sicurezza e della sicurezza altrui, quindi vengono spiegati quelli che sono, diciamo, le norme elementari di sicurezza da seguire in un ambiente di lavoro, quelli che sono i dispositivi di protezione individuale, e oltre al caschetto al bambino viene consegnato anche un gilet ad alta visibilità. Dopodiché si parte, si esce, si va in piazzale, e quindi i bimbi possono vedere direttamente quelle che sono le varie strane professioni del porto, che cos'è un gruista, che cosa fa il gruista, che cosa fa il forchettista, che cosa significa riempire o svuotare un contenitore, che cosa significa importare ed esportare la merce. Noi abbiamo in questo progetto dei validissimi partner, che sono all'interno della nostra area i funzionari della dogana e i signori della Guardia di Finanza, i militari della Guardia di Finanza. I funzionari della dogana hanno il compito, diciamo, di spiegare ai bambini che il porto è una sorta, cioè è la frontiera marittima, e quindi quelle che sono tutte, diciamo, le leggi, le legislazioni, le norme da rispettare per l'importazione e l'esportazione delle merci. E usando tra l'altro un linguaggio che sia per loro comprensibile, e devo dire che il risultato è davvero eccellente, cioè i funzionari della dogana sono riusciti in tutti questi anni a trasmettere queste informazioni, queste conoscenze che poi rimangono davvero impresse ai bimbi, che con molto interesse poi fanno domande molto intelligenti e molto pertinenti. Segue poi di solito una, come dire, una dimostrazione sul campo da parte della Guardia di Finanza, che mette a disposizione anche l'unità cinofila. Questo per far vedere che nell'ambito di una frontiera marittima comunque si fanno i controlli per la sicurezza, controlli antisofisticazione, controlli antidroga, e quindi i bambini assistono alla ricerca da parte del cane e dell'unità cinofila, la ricerca di eventuale droga dentro ai contenitori. Manuela Foiera per Ravenna Web TV.